Dopo due rapine in 10 giorni al sottopassaggio pedonale dei Cappuccini, il coordinamento pesarese di Fratelli d'Italia torna a manifestare sul luogo del misfatto per riaccendere i riflettori su quel cosiddetto triangolo dello spaccio fra Parco Miralfiore, stazione e Monumento alla Resistenza, in cui le problematiche di criminalità e sicurezza non riescono a trovare deterrenti adeguati. Al fianco dei manifestanti anche la donna che domenica si è vista strappare dal collo un ciondolo d'oro da una banda di ragazzini nordafricani. Mi sono spaventata molto, non mi era mai capitata una cosa del genere, ma poi sono stati rapidissimi, a parte il valore dell'oggetto, vabbè, pazienza, ma è stata... La violenza, ecco, che mi ha dato fastidio, mi ha infastidito. Episodi che inevitabilmente segnano e che portano anche a cambiare comportamenti e abitudini. Faccio un'altra strada, se devo andare alla stazione prendo la macchina e così chiamo un taxi e è a posto. Ci ritroviamo un'altra volta qui, ci ritroviamo con le stesse persone, speravamo che prima o poi questa situazione venisse risolta, chiaramente capiamo la difficoltà di affrontare questi problemi, quindi sempre massimo sostegno comunque sia alle forze dell'ordine, all'impegno che ci mettono. Sappiamo la carenza cronica di personale, però si deve necessariamente trovare una soluzione condivisa tra forze dell'ordine, amministrazione locale, affinché questo posto torni ad essere un posto vivibile. Non è possibile che le persone abbiano paura di passare in questo sottopasso, di recarsi alla stazione o di mandare i propri figli a prendere il treno o l'autobus come pendolari. Quindi è ora veramente di finirla e di trovare un sistema che possa riportare questo pezzo della città bellissimo, che è un ingresso della città, che possa essere veramente riportato alla gestione e al controllo da parte delle forze dell'ordine a favore di tutti i cittadini. Ci piacerebbe che venissero risolti i problemi di questa zona, che ormai è nota a tutti come triangolo delinquenziale, perché sappiamo Parco della Resistenza, stazione, Parco Miralfiore, e avvengono continuamente atti delinquenziali. Malgrado l'impegno delle forze dell'ordine, ci terrei a sottolinearlo, perché spesso fanno delle retate, cercano di tenere la zona sotto controllo, però a mio avviso ci vorrebbe una volontà politica diversa. Tutte le promesse fatte da sindaco e da assessore competente di mettere in sicurezza la zona, sia anche con delle opere che la rendano più fruibile e quindi più frequentata, mi sembra che siano state inattese fino adesso. Perciò noi protestiamo anche contro questo fatto qui.